È partita la marcia verso la revisione del sistema di asilo europeo. La presentazione record di oltre 1 milione di domande nel 2015 non può essere gestita attraverso l'attuale regolamento di Dublino. È il pensiero della Commissione europea, oltre che della maggioranza degli Stati membri. Ecco perché l'esecutivo comunitario ha annunciato l'inizio del lungo processo di modifica. Stiamo lavorando alla presentazione di due diverse linee di azione in modo da rispondere alle divergenze dei 28 Stati membri. Da un lato ci sarà la proposta di basare la modifica partendo dall'attuale regolamento di Dublino, al quale si aggiungerà un meccanismo di supporto per quei paesi che più di altri fanno fronte a delle emergenze. Nell'altro caso invece proponiamo l'attivazione di un meccanismo automatico di distribuzione dei rifugiati tra diversi Paesi membri. La riforma del regolamento di Dublino è stata al centro delle richieste soprattutto di Italia e Grecia, che a fronte di un alto numero di arrivi hanno subito le conseguenze della chiusura delle frontiere da parte degli altri paesi dell'Unione Europea.